Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bella ragazzi, bentrovati sul canale della Sbapo Gang. Oggi vloghettino perché sono entrato praticamente oggi in un negozio. Ok, vedo un po' le vetrine, dico vabbè, c'hanno un po' di roba. Poi mi soffermo e vedo il Goon 24 alla modica cifra di 100 euro, e uno dice vabbè, 100 euro. Ok, su internet si trova anche meno, parlo di 80, ok. E penso a tutta la gente, ok, che di solito scrive: wow, Goon, aroma eccezionale, aroma qui, aroma là, rivoluzione del vaping a proposito dei dripper. Boh, allora ho detto: aspetta, ma io ce l'ho il Goon 24, io ce l'ho il Goon 24, ce l'ho, e gli ho messo il Chubby, ok. Al che in negozio distolgo un attimo lo sguardo dal Goon e guardo e vedo che c'è l'Indistractable by Jaybo, ok, il 22 mm, e costa 50 euro. In negozio online dovrebbe costare intorno ai 30-35, e dico cavolo, è la metà del Goon, e io ho anche quello, ok, ho il Jaybo, il 3 fuori 22 mm, e dico cavolo, io ce l'ho tutte e due, proviamo a fare un giochetto. Faccio la stessa resistenza, ok, ho fatto la stessa build su entrambi gli atomizzatori e li ho provati assieme con lo stesso liquido, che è questo qui, ok, di cui io conosco bene. Ho detto va bene, dai, facciamo questa provetta giusto perché mi sono ero un po' partito di testa, ho detto ma mi sa che c'è qualcosa che non mi torna. E li ho provati con la Tesla, ok? Con il potenziometro a non a cannone a 6 volt, ok? A 6 volt stessa build. La build è un'ibrida, io la chiamo ibrida perché l'ho fatta con... È una ibrida Clapton, ok? Con il core centrale in 24 gauge acciaio, e il wrap l'ho fatto con un 27 gauge Cantal, quindi io la chiamo ibrida perché ho usato semplicemente due fili diversi. E ci ho fatto 5 spire su punta da 3 sull'Indistractable e 6 spire su punta da 3 sul Goon. Voi dite, ok, però non è la stessa build. Vero, ma qua ne ho fatte 5 semplicemente perché la camera è da 22. Ne ho fatta una in più, ok, perché la camera è più grossa. È da 24 qua, quindi ho fatto una spira in più. Comunque siamo sullo 0,33 e lo 0,29, quindi non è che cambia tantissimo. Come lettura siamo più o meno lì. Però ho detto dai, facciamo la prova. Ed effettivamente dico cavolo, buoni, eh? Buoni entrambi, per amor del cielo. Però ragazzi, non li vale. Cioè, mi sono trovato a dire, cavolo, piuttosto di spendere, nel caso del negozio, piuttosto di spendere 100 euro per un Goon 24, cavolo, ma io mi prendo l'Indistractable, che vuoi per una cosa o per l'altra, a me sembra più buono. Facciamo veloce un pro e contro, dopo mi faccio una prova di svapo per vedere un attimino a livello di densità e di fumosità cosa cambia. Però fondamentalmente abbiamo due atomizzatori che io li ho messi tutti e due col Chubby perché io preferisco. Abbiamo due atomizzatori praticamente uguali, se non che uno è da 24 con il giusto airflow e uno è da 22 con il giusto airflow. Pro del Goon, potrei dire anche estetica, perché esteticamente non è malvagio, a mio avviso. Buona dose d'aria, piattine che sono facilissime per rigenerare, quindi lo possono rigenerare praticamente tutti. Una vasca discreta, a mio avviso, i materiali ovviamente, perché i materiali sono, a mio avviso, sono buoni. Io ce l'ho in copper. E mettiamo che si ferma qui, ok? Mettiamola così. Dall'altra parte abbiamo un Indistractable by Jaybo, sempre col Chubby, che innanzitutto si può buildare sia in single
sia in dual coil e non usa le stesse bocchette dell'Airflow, ma ne ha una a parte, che è per il single coil, che ha l'aria, ha l'entrata dell'aria maggiorata. I fori non sono gli stessi, quindi possiamo buildare sia in single sia in dual coil. Invece Goon sono in dual. Vaschetta per il cotone, dove appunto si va dopo, dove si drippa, insomma, dove è veramente molto ampia. Ovviamente le piattine non ci sono, è un quad post, quindi hai sempre le sezioni del filo separate. Non è da buildare così facile come il Goon, però comunque si builda abbastanza alla svelta. È una camera del 22 che contro il 24 è molto più piccola, ovviamente, però a resa aromatica, a mio avviso, la camera da 22 spacca, non c'è niente da fare. Qua si sentono sapori che sul Goon non si sentono. A mio avviso, tra i due, direi sì per la quantità di vapore il Goon, ma no per una resa aromatica. Come resa aromatica, l'Indestructible secondo me vince, questo è un mio parere ovviamente. In quanto a vapore, la camera da 22 non permette di fare una gran produzione di vapore. Il Goon invece ha un'ottima produzione di vapore, anche grazie comunque all'aria molto generosa che entra. Però a mio avviso, se voi ricercate l'aroma, per me il Goon è un gradino sotto all'Indestructible. Secondo me la camera da 22 con quest'aria qua fate veramente, a parte del vapore discreto, in più l'aroma è veramente eccezionale. Quindi io li ho provati e io sinceramente continuo a preferire il Jaybo, anche se comunque la Custom Vape ha fatto un ottimo lavoro. Però sai, ti viene un po' lo schizzo da provare quando vedi tutti i commenti sui vari gruppi: ah, Goon spettacolare, ah, Goon spettacolare. Però fondamentalmente, se li prendi in mano, sono la stessa cosa, sono la stessa identica cosa, solo uno da 24 e uno da 22. Quindi io dico, boh, non si sono inventati niente. Anzi, se uno va a ricercare veramente il livello aromatico, per me il 22 vince addirittura. Cioè, quindi siamo, boh, siamo 100 € per nulla, contro 30, 40, 50, quello che vuoi, ma veramente per qualcosa. Io il Jaybo lo uso in combo ovviamente con la Noisy Cricket, infatti uso Clapton, non lo uso praticamente più sui tubi. Invece sui tubi preferisco un Goon, ma ultimamente lo preferisco con una Regulated, questa è la Tesla Invaders 3, sì, dovrebbe essere questa. La preferisco molto su questa, perché comunque hai la buona spinta, hai comunque essendo una regolated, hai il chip che quando stai fondendo, quando stai andando in corto, ti blocca l'erogazione. Idem per le batterie scariche, ti blocca l'erogazione e si spegne automaticamente quella lì. E quindi niente, vi faccio vedere un attimino come lavorano, come li ho buildati io ovviamente. E così mi dite un attimino anche voi se avete provato, se avete avuto la stessa, so, stessa idea. Spero di aver drippato, perché ci facciamo due drippatine, giusto per vedere la quantità di vapore. Adesso cerco anche di spostarmi un attimino con la visuale, vediamo cosa si riesce a fare. Tesla la mettiamo al massimo. Ovviamente guardate come ho fatto a metterla al massimo con il tagliaunghie rubato al nonno. Cioè, come potete vedere, nulla da dire. Vapore, Goon, finché ne volete, ragazzi. Potete anche andare appunto su build un po' più arroganti, con più spire, tiene anche delle 3,5, punta alla 3,5. Andare sulla 4 mi sembra un po' eccessivo, però finché vai su punta alla 3, 3,5 le tiene discretamente. Invece qua sull'Indestructible puoi mettere build al massimo di
Boh, se sono molto arroganti, 5-6 spire. Io sono riuscito a farci stare una 7 spire di Alien, se non sbaglio. Però per niente, scalda troppo. A mio avviso, ovviamente. Quantità di vapore dell'Indestructible by Jabo. Va bene, fa un treno anche questo, è vero. Però restituzione aromatica veramente, non c'è niente da fare. Indestructible per me merita un sacco. Ovviamente con questa build. Poi uno magari dice, oh, ma guarda, io ho fatto del semplice filo 064, 5-6 spire, Kantal, e per me rende di più il Goon. Sì, magari rende di più il Goon, però se volete veramente l'aroma non usate un filo singolo, capito? Per quanto riguarda il calore, vince l'Indestructible, anche se non c'ha il suo cap con la dissipazione, questo praticamente. Questo qua è il cap che davano nel primo Indestructible e serve per appunto diminuire il calore dato dall'atomizzatore. Quindi io dico che si scalda molto meno, anche se c'è il Chubby, l'Indestructible si scalda molto meno del Goon. È vero che questo Goon qua è in rame, quindi ovviamente si scalda prima, eccetera, eccetera. Però come dissipazione, l'acciaio vince, a mio avviso. Quindi io direi che, a mio avviso, che ormai l'avrò detto 58 volte, per me Jabo è ancora l'Indestructible by Jabo, è ancora un gradino superiore al Goon. Ma con questo non sto dicendo che il Goon fa schifo, anzi, però su una scala da 1 a 10 per me l'Indestructible si becca 8, il Goon si becca 7. Quindi niente, volevo farvi questa mini recensione, barra vlog, a seconda di come la volete chiamare voi. Perché appunto sono entrato in un negozio oggi e ho detto no, vabbè ragazzi, per me no. Mi è venuto il pallino, ho detto no, vabbè, adesso vado a fare la prova, perché sì. E niente, insomma, vi lascio con un'ultima svapata, mi raccomando, commentate, fatemi sapere perché so che ci sono tantissima gente che piace il Goon e quindi voglio sapere come la pensate, eccetera, eccetera. Io però mi faccio una svapata con l'Indestructible by Jabo e niente, lasciate like, lasciate dei commenti, iscrivetevi perché alla fine più siamo meglio è. Ci sta, insomma, è un'altra cosa, per piacere. Non mettete il Goon che è un 24, che ne vedo tantissimi sull'Hammer of God. No, cioè sull'Hammer of God va il 30, ragazzi. Sull'Hammer of God va il 30, non il 24. Dai, è come vedere, non so, il cazzo di un africano con la cappella di un cinese. Cioè, no, cioè fa morire dal ridere, ragazzi. Va bene, dai, con questa vi saluto e faccio una svapata e mi raccomando, iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima.